a tutte e a tutti, e naturalmente a chi è qui presente, alla stampa in sala, in Pinacoteca Tosio Martinengo, e a chi ci segue online, in streaming, sul canale Facebook di Fondazione Brescia Musei e Associazione Abbonamento Musei. Benvenuti, è una giornata interessante perché si cementa una collaborazione davvero importantissima per la rete dell'Ottocento Lombardo con l'Associazione Abbonamento Musei Lombardia. Si tratta di un sodalizio tra sodalizi, dal momento che la rete dell'Ottocento Lombardo è il sistema che 13 realtà, al momento 13 realtà che si riconoscono nel patrimonio culturale, artistico lombardo del XIX secolo, hanno costituito per valorizzare le proprie storie e i propri musei, e dall'altra parte il più importante sistema a livello nazionale che consorzia, ce lo racconteranno i protagonisti, centinaia di musei nella nostra regione e nelle regioni di Piemonte e Valle d'Aosta. Ne parliamo oggi in relazione a un progetto molto importante che miscela attività di valorizzazione in presenza con attività di valorizzazione digitale, con la presentazione del programma L'arte con chi ne fa parte, un'iniziativa per raccontare la rete dell'Ottocento Lombardo attraverso la voce dei suoi protagonisti. Ne parleremo insieme ai protagonisti istituzionali e ai direttori dei primi tre musei che sono stati già ingaggiati nella realizzazione di questi podcast, e dunque presento, ringraziandoli naturalmente per la loro presenza, l'assessore alla cultura della città di Brescia e vice sindaco Laura Castelletti, la direttrice dell'associazione Abbonamento Musei Simona Ricci, i tre direttori, come ho anticipato, di Villa Carlotta Museo e Giardino Botanico, Mariangela Previtera, il direttore di Museo Diotti, Roberta Ronda, e il direttore di Montichiari Musei, Paolo Boifava. La presidente di Fondazione Brescia Musei ci raggiungerà tra pochi minuti, e invece, nonostante quanto anticipato nella convocazione, si scusa, ha avuto un incerto organizzativo istituzionale, l'assessore alla cultura e all'autonomia della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli. Lascio dunque la parola all'assessore alla cultura della città di Brescia, Laura Castelletti. Allora, buongiorno a tutti. L'arte per chi ne fa parte, perché ne facciano parte tutti. Noi ci mettiamo insieme per diffondere cultura, per raccontare un patrimonio culturale non solo di straordinaria bellezza, come potete vedere, ma anche accessibile, fruibile e riconoscibile per tutti. Può sembrare banale, ma di questi tempi, che non sono sicuramente tempi facili per i musei, abbiamo attraversato la pandemia, siamo in una fase di crisi, più che mai l'unione fa la forza, e credo che una regione che con le amministrazioni locali, con i musei, con le fondazioni sceglie di mettere in rete le sue realtà museali, in questo caso è la rete dell'Ottocento, ma poi è una rete più ampia, diventa evidentemente una regione più connessa, più inclusiva e più vicina ai cittadini, che da un lato amplia l'offerta culturale e turistica, che già è ricchissima, ma che in questo modo viene finalizzata. Prima facevo scorrere tra le mani il documento, quella sorta di passaporto per le realtà regionali, e devo dire, l'abbonamento musei, devo dire che c'è una ricchezza tale per cui un turista potrebbe piazzarsi per un anno intero in Lombardia e avere ancora qualcosa da vedere, da scoprire. Quindi da un lato questa offerta che diventa rete, e dall'altra il fatto che si guardi alle persone, si guardi ai cittadini,
con la volontà di far crescere identità, orgoglio di appartenenza, perché questo ci renda più consapevoli ad essere aperti, ad essere inclusivi. Brescia in particolare si presenta con Palazzo Tosio e la Pinacoteca. Pinacoteca e Palazzo Tosio, diciamo, è qualcosa forse di meno conosciuto della Pinacoteca, ma assolutamente una casa museo, un gioiellino. La bellezza di questi due luoghi non è solo nelle opere d'arte che ci si trova, ma è anche fatta dei tanti momenti di ricerca, dei tanti momenti di approfondimento, dell'offerta educativa che si è in grado di dare. Questo evidentemente vale per noi, ma vale anche per tutta la rete dell'Ottocento, che è bellezza di luoghi, bellezza di opere, ma bellezza di contenuti. Grazie, Assessore. Dicevo, l'assessore alla cultura, all'autonomia della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, non ha potuto essere qui, ma ci ha mandato la sua dichiarazione che trovate in cartella e che voglio leggervi perché rappresenta bene lo spirito di questa collaborazione, prima di passare poi alla presentazione del progetto. La rete dell'Ottocento Lombardo è un progetto in continua evoluzione per quanto attiene alla divulgazione e alla valorizzazione dello straordinario patrimonio artistico, storico e culturale che riunisce. Le 13 realtà museali ed espositive federate in questo circuito offrono un'occasione privilegiata per approfondire la conoscenza di un secolo che in Lombardia ha visto protagonisti di rara cultura e di autentica passione per l'arte. Personalità alle quali è stato affidato il ruolo di spiriti guida in questa iniziativa, realizzata in collaborazione con Abbonamento Musei. Sono convinto da tempo, anche prima del biennio pandemico, che solo facendo leva sul proprio profilo identitario, solo creando reti tematiche, i luoghi e gli istituti della cultura possano incrementare l'attrattività e l'interesse del pubblico. La rete dell'Ottocento Lombardo è stata rilanciata da Regione Lombardia nel 2019 e testimonia una volta di più la ricchezza e la pluralità del patrimonio culturale lombardo. Era l'assessore all'autonomia e cultura di Regione Stefano Bruno Galli. Veniamo ora al racconto di questa avventura, quindi chiedo qualche secondo di pazienza al tecnico che fa partire un bellissimo video. Dell'Associazione Abbonamento Musei, Simona Ricci. Buongiorno a tutti, grazie al direttore Karajov. Questo video ci porta proprio nel cuore del progetto, luoghi, musei meravigliosi, volti di personaggi. Con il progetto L'Arte con chi ne fa parte, Abbonamento Musei continua nel lavoro che è la sua mission, che è quella di valorizzare lo straordinario patrimonio culturale della Lombardia, più di 200 i musei oggi convenzionati, come diceva l'assessore, una varietà infinita di offerta per un pubblico di residenti, di lombardi o di turisti di prossimità, perché oggi noi siamo presenti anche sul territorio del Piemonte e della Valle d'Aosta. Questo progetto, L'Arte con chi ne fa parte, ha trovato uno straordinario partner nella rete dei musei dell'Ottocento, con i quali abbiamo costruito questo che è un vero e proprio progetto di storytelling. L'obiettivo di
far tornare più volte i nostri concittadini all'interno dei musei, di far scoprire magari con un taglio diverso luoghi conosciuti magari in tempi diversi, ci guida nella costruzione di questi progetti di narrazione. L'arte con chi ne fa parte gioca su due registri, da una parte un registro grafico e quest'immagine che ha illustrato Gianluca Biscalchin di un guardiano di museo che con un faro punta lo sguardo su un personaggio incorniciato. Questi personaggi che hanno scelto i musei, fanno parte della rete, servono per raccontare la loro collezione, il loro museo da un punto di vista certamente non esaustivo, perché naturalmente si tratta di collezioni straordinarie, stratificate, importantissime, ma con un taglio che abbiamo cercato anche di rendere a volte giocoso. Oggi escono i primi tre podcast che nel raccontare il museo di Montichiari si parla l'incipit è, ma questo non è il conte di Montichiari ma è il conte di Montecristo, e da qui incomincia la storia di un personaggio particolare, piuttosto che del museo Diotti, questa battuta che il nostro protagonista voleva andare in pensione ma la Carrara non gliel'ha consentito per ben 5 anni, insomma dei piccolissimi spunti leggermente giocosi che servono però a creare ingaggio sul pubblico. La costruzione di questi 10 podcast fa parte anche di una linea dell'associazione di costruire insieme ai musei dei contenuti editoriali. Per noi si tratta del terzo contenuto editoriale in termini di podcast. Il primo sempre con l'edizione dell'anno scorso dell'Arte con chi ne fa parte del Piemonte, i podcast dedicati ai siti UNESCO della Lombardia e oggi i 10 podcast dedicati alla rete dei musei dell'Ottocento Lombardo. Quindi una linea editoriale che è costruita con i musei, che sono quelli che ci danno il contenuto, che lo costruiscono. Il progetto non è solo però un contenuto editoriale diffuso attraverso tutta la collaborazione di tutti i partner, ma è anche un programma di appuntamenti, perché sempre noi vogliamo mixare alla diffusione dei contenuti, delle informazioni, anche la creazione vera e propria di un calendario di appuntamenti in loco per stimolare la partecipazione. Nella newsletter che partirà oggi, indirizzata a più dei 50.000 iscritti alla nostra newsletter, partirà anche non solo l'invito ad ascoltare i podcast, ma anche a prenotarsi alle prime visite, ai primi appuntamenti, sempre per mixare i due elementi. Aggiungo ancora un altro elemento: siamo particolarmente felici di lanciare questo progetto oggi qua a Brescia, perché Fondazione Brescia Musei capofila della rete per questo biennio, anche perché con Brescia, con le istituzioni del territorio, stiamo lavorando anche per il 2023, per la capitale della cultura, per far evolvere questo strumento dell'abbonamento musei anche a servizio del grandissimo palinsesto che verrà creato nel 2023. Quindi naturalmente per noi essere qua oggi è un ulteriore tassello verso questo lavoro che, come diceva l'assessore, è un lavoro che funziona perché c'è una grande collaborazione tra le istituzioni territoriali e regionali che mette in connessione il pubblico con i musei. Quindi ringrazio moltissimo tutti coloro che hanno permesso di realizzare questo progetto. Consentitemi anche un ringraziamento alle colleghe Cinzia Portelli e Marcella Del Curto, che sono qua in sala con me, e naturalmente i musei che hanno oggi rappresentati dai primi tre musei di cui rappresentiamo i podcast, che hanno costruito i contenuti. Grazie. Grazie Simona Ricci, direttrice dell'Associazione Abbonamento Musei. Prima di lasciare la parola ai nostri tre ospiti, è bene ricordare che questa iniziativa è stata anche una ulteriore occasione per i soci della rete dell'Ottocento di attivare una fervida collaborazione. Questa rete è stata ricostituita, come era nelle parole dell'assessore Galli, nel 2019, propone una serie di filoni di attività che hanno a che fare con la ricerca, in particolare intorno alle fonti sull'Ottocento, comunicazione, e questa iniziativa rientra appieno
in questo filone e valorizzazione attraverso eventi come quello del recente weekend della rete, appuntamento che ha avuto uno straordinario successo e che è destinato a essere ripetuto anche nei prossimi anni a settembre. Ma molti sono i progetti che sono in cantiere, compreso anche la creazione di progetti espositivi itineranti, giovandosi del grande patrimonio di queste istituzioni che voglio ricordare tutti, tutte sono Accademia Carrara di Bergamo, Castello Bonoris di Montichiari, Accademia di Brera, Milano, i Musei Civici di Pavia, l'Accademia Tedini di Lovere, il Museo Ala Ponzone di Cremona, il Museo di Otti di Casalmaggiore, Palazzo Tosio e la Pinacoteca Tosio Martinengo a Brescia, di nuovo a Montichiari il Museo Lecchi, Villa Carlotta a Tremezzina, provincia di Como, e la Galleria d'Arte Moderna a Milano, la GAM. Importante dunque ricordare che già da oggi sono disponibili questi podcast che hanno una loro funzione multipiattaforma. Verranno impiegati naturalmente da abbonamento musei, ma verranno anche impiegati, utilizzati nel racconto della vita delle reti, delle realtà della rete attraverso i social della rete dell'Ottocento e naturalmente ciascun museo farà il proprio lavoro per valorizzarli ulteriormente. Rientrano in una strategia anche di come dire, identificazione, personalizzazione del carattere fortemente identitario che tutti questi musei hanno per il proprio territorio di appartenenza. Da qui l'idea di partire da dei personaggi in carne ed ossa, fossero essi i collezionisti o i protagonisti delle collezioni. E dunque, parlando di collezioni, veniamo a questo punto a far introdurre direttamente dagli attori principali dei tre musei i cui podcast sono da oggi disponibili. Ricordo che le altre istituzioni vedranno un rilascio progressivo a partire dal 28 di ottobre. E dunque cedo la parola in rigoroso ordine alfabetico e femminile alla dottoressa Roberta Maria Angela Previtera, direttore Villa Carlotta, museo e giardino botanico. Allora, buongiorno a tutti, noi siamo molto contenti di essere qui perché crediamo nel lavoro di rete e quindi questa è una doppia opportunità perché è un lavoro con diciamo, la rete dell'Ottocento ma anche con abbonamento musei che conosciamo molto bene, anche con Tiziana Ricci abbiamo intrapreso diverse iniziative anche nel passato. Quello che diciamo, mi ha colpito in questa richiesta è di raccontare una storia un po' inedita delle collezioni. Noi partiamo sempre nel raccontare un po' i capolavori e qui invece ci infiliamo in un discorso un po' più complesso per Villa Carlotta, cioè andiamo a riscoprire la figura della principessa Carlotta. Una figura che sembra quasi aver toccato la storia, ma che ha lasciato il segno più importante, in quanto la villa si chiama appunto Villa Carlotta, nonostante non sia stata solo proprietà della famiglia Sassonia-Meiningen. E quindi incuriosisce. Io spero che poi, ascoltando il testo, che non voglio rivelare, perché visto che oggi andrà in onda, uno sia incuriosito appunto a venire di nuovo a visitare la dimora. Dico di nuovo perché, come dicevano prima le persone che mi hanno preceduto, evidentemente questi luoghi sono già mete di visita, ma questo è un altro modo di visitare la villa. Si entra appunto non dall'ingresso principale, ma nelle stanze abitate dai protagonisti. E infatti il nostro museo è a quasi due livelli, una parte più museale, una casa museo costruita da Giovanni Battista Sommariva con la sua collezione e le stanze che ci sono al piano di sopra con questi scorci sul lago che appunto ci introducono alla storia di Carlotta, una storia abbastanza breve, ahimè è una principessa un po' sfortunata perché muore giovane dopo pochi anni dal matrimonio con Giorgio II, si sposa nel 1850, nel 1854 muore. Però appunto noi la riscopriamo andando oltre i confini anche della Lombardia, perché la storia della famiglia di Carlotta si spinge fino a Berlino e si spinge anche a Meiningen. E infatti è un lavoro di ricerca, abbiamo anche attraverso il riordino del nostro archivio storico potuto mettere insieme, tessere questa trama e dargli una forma, perché considerate che anche le immagini di Carlotta sono molto poche.
che appunto muore molto giovane, per cui noi abbiamo solo delle immagini di lei ritratta insieme ai libri, insieme a degli spazi. E quindi possiamo immaginare la passione che legava Carlotta a Giorgio, suo marito. Quindi, come dire, questa è una riscoperta di Villa Carlotta, del suo giardino modellato da Giorgio II, quindi ancora una volta entra in scena questa famiglia, l'ultima proprietaria della villa, e poi anche una cosa molto importante, perché abbiamo aderito tra i primi, siamo stati, come dire, convogliati e non abbiamo fatto tanto le vacanze, ma ci siamo, no scherzo, nel senso che siamo stati tra i primi perché noi poi abbiamo un momento di chiusura della villa e quindi giustamente questo è un momento di destagionalizzazione ed è importante ricordarlo perché i maggiori flussi turistici, almeno sul lago di Como, si muovono nella primavera, primavera estate. Portare invece un'iniziativa di questa portata durante il mese di ottobre significa anche portare un flusso turistico che magari non viene richiamato perché pensa che il museo è sempre uguale, che fa sempre le stesse cose, invece il museo cambia pelle, cambia continuamente sguardo, come cambiano le stagioni che lo circondano. Quindi io sono appunto contenta di questa iniziativa, porto anche i saluti del nostro presidente Giuseppe Elias, voglio ringraziare anche chi mi ha aiutato in questo viaggio alla scoperta di Carlotta, conservatore appunto di Villa Carlotta e anche naturalmente l'attuale presidente della nostra rete, appunto Stefano Karadiov, Roberta Dadda e anche Lisa Sala. Mi fermo qui, ma perché poi naturalmente tutti i nostri direttori, uso questa formula perché noi ci troviamo, è anche un modo per scambiare informazioni non solo storico-artistiche ma anche pratiche sulla gestione di un museo che è sempre complessa. Vi ringrazio. Molte grazie, dottoressa Previtera. La parola adesso al direttore di Museo Diotti, dottoressa Roberta Ronda. Buongiorno a tutti. Allora, grazie appunto a chi mi ha preceduto dell'invito. Diceva appunto la collega per Villa Carlotta, probabilmente è una riscoperta. Io direi che forse per il Museo Diotti è proprio una scoperta ex novo quella che si andrà a fare. E questo lo dico perché uno dei meriti che credo sia dei meriti sia di Rete 800 sia di Abbonamento Musei, appunto questo discorso di fare rete, vuoi territoriale, vuoi tematica. Essere entrati nella rete dell'Ottocento per il Museo Diotti è un aspetto veramente strategico all'interno della propria missione, perché ci consente di essere affiancati a maggiori istituzioni di altissimo profilo anche dal punto di vista scientifico. E questo ve lo dico perché diciamo la consapevolezza di provenire da un piccolo territorio e da un territorio periferico. Quindi tutti quei discorsi che si sono fatti rispetto alla rete, rispetto al turismo di prossimità, alla valorizzazione dei nostri patrimoni, ecco, per noi valgono doppio, triplo, perché chiaramente le distanze dai grandi centri penalizzano molto appunto la fruizione delle nostre realtà. Detto ciò, sono anche molto grata ad Abbonamento Musei perché questo progetto è stato subito nelle nostre corde. Noi viviamo al Museo Diotti nella casa di Giuseppe Diotti, quella che lui ha scelto, ha voluto, ha fatto costruire, ha fatto ristrutturare appunto per sé, per trascorrerci gli ultimi anni. Era un po' insomma l'obiettivo, era il luogo che ha voluto, che l'ha proprio voluto, desiderato, arredato, ci ha messo le sue collezioni, ha riunito qui i suoi ultimi amici del posto, i suoi ultimi allievi, ha costruito un suo piccolo tempio personale, anzi avrebbe voluto che questo poi fosse aperto al pubblico, frequentato, conosciuto. E quindi di fatto quando noi nel 2007 abbiamo aperto, appunto, siamo riusciti finalmente a dare un museo d'arte civico a Casalmaggiore, abbiamo in qualche modo accolto la sua eredità che nel frattempo per un po' di tempo si era un po' persa, aveva preso appunto strade diverse. Quindi un progetto di cui siamo molto grati di aver potuto appunto partecipare, peraltro con delle linee guida anche ben precise direi, quindi con un progetto
una linea editoriale molto chiara che ci ha consentito di tornare sul nostro personaggio anche in modo originale, per cui quello che mi piace appunto di questo podcast è che si parli, proprio come in qualche modo si è già accennato, di idiotti in un modo un pochino più insolito, molto rigoroso se vogliamo, perché non è che voglio dire dobbiamo fare show, però insomma vederlo partire con la sua carrozza, il cavallo di buon'ora da Bergamo per tornare nella sua città, ecco, ci dà quella visione un po' più intima del personaggio, che credo sia appunto una caratteristica importante di questi prodotti e che serve a far conoscere questi personaggi e portarli alla portata, affrontarli insomma con una certa familiarità che speriamo appunto possa risultare molto coinvolgente per il pubblico. Quindi vi aspettiamo, aspettiamo tutti a Casalmaggiore nelle prossime visite, che oltretutto sono già appunto state calendarizzate per le prossime settimane. Grazie dottoressa Ronda. Chiudiamo il terzetto con il dottor Paolo Boifava, direttore Musei di Montichiari. Sì, grazie. È stato davvero divertente e anche stimolante scrivere il testo per questo podcast, da una parte perché forse noi storici dell'arte non siamo abituati a scrivere dei testi così, che devono chiaramente lavorare su piani diversi rispetto a quelli a cui solitamente siamo abituati, e dall'altra perché di questo personaggio, di questo Gaetano Bonori si sa veramente poco, quindi è difficile. È stato difficile ed è difficile tracciare una biografia. Bonori, alla sua morte, per sua volontà, fece distruggere tutte le lettere che lo riguardavano, tutti i documenti, anche le fotografie, quindi addirittura è raro trovare una sua fotografia, a figura intera non esiste, è una cosa incredibile. Quindi in questi mesi proprio mi sto dedicando presso l'archivio di Stato di Brescia a rivedere tutto l'archivio della Fondazione Bonoris, e in effetti cose nuove sono riemerse e queste novità mi sono servite appunto per scrivere questo testo, e quindi è stato appunto, ripeto, stimolante. Ringrazio ancora Abbonamento Musei che ci ha dato questa opportunità, insieme a Brescia Musei, che ripeto sta lavorando a mio avviso benissimo nella direzione della nostra rete museale e della rete dell'800 Lombardo, intendo. E la settimana scorsa ero a Genova e ero con il direttore dei musei di Strada Nuova, che mi rimproverava perché non avevo la tessera ICOM, e io però a un certo punto gli ho detto: ma io però ho la tessera abbonamento musei. Lui chiaramente non sapeva di cosa si trattasse, quindi ho spiegato e alla fine ha detto: ma è geniale questa cosa, è geniale, cioè, ma cosa aspetta la regione Liguria ad aderire ad abbonamento musei insieme a Lombardia e Piemonte? Quindi speriamo veramente che questa formula si diffonda in tutta Italia, direi, perché davvero funziona molto bene. Ecco, grazie. Grazie sia per l'intervento che per diciamo, l'affetto e la stima al dottor Paolo Boifava. Naturalmente desidero anche tracciare molto sinteticamente quali saranno i protagonisti delle altre avventure di questa collana di perle rappresentata dall'arte con chi ne fa parte, dedicata alla rete. Comincio con piacere, vista la presenza anche in sala del segretario scientifico dell'Ateneo di Brescia, Palazzo Tosio, il dottor Luciano Faverzani. Il Palazzo Tosio a Brescia dedicherà al pittore architetto Luigi Basiletti il proprio podcast. Invece, passando agli altri amici, abbiamo i Musei Civici di Pavia, che hanno deciso di raccontare Luigi Malaspina di San Nazaro, assertore delle teorie artistiche neoclassiche e fondatore proprio del primo museo a Pavia. E invece sarà un'artista, Rosa Mezzera, la prima donna ad accedere all'Accademia di Brera di Milano, a essere appunto protagonista per quella istituzione. Proseguendo in questo viaggio ideale, in cui la nostra assessore mi ha proprio ironicamente detto: quando mi libero dagli impegni politici mi prendo un fine settimana e faccio un viaggio pan regionale.
Giovanni Beltrami, appunto pittore, incisore di cammei e pietre preziose, sarà il protagonista al Museo Ala Ponzone di Cremona. Noi qui in Pinacoteca Tosio Martinengo ci siamo dedicati alla nostra madrina istituzionale Paolina Bergonzi Tosio in un affettuoso colloquio immaginifico e immaginario con il marito Conte Paolo Tosio nell'atmosfera più tipicamente ottocentesca dei salotti. La GAM, Galleria d'Arte Moderna di Milano, invece racconterà la celebre cantante lirica Matilde Iuva Branca, che è catturata dal famosissimo pezzo lavoro di Francesco Hayez. Gian Giacomo Poldi Pezzoli, evidentemente uomo di spicco dell'aristocrazia milanese e patriota, racconterà la propria collezione al Museo Poldi Pezzoli a Milano. All'Accademia Carrara, scelta analoga, sarà il collezionista Giacomo Carrara, protettore delle arti, studioso erudito, a illustrare le sale dell'Accademia, e si chiuderà con l'Overe, in provincia di Bergamo, dove per l'Accademia Tadini sarà il politico e collezionista Luigi Tadini a raccontare questa meravigliosa istituzione. È stato detto, per chiudere, quanto sia importante coniugare la dimensione digitale della narrazione con una dimensione di visita in presenza e la frequentazione di questi luoghi, e infatti in parallelo alla pubblicazione di questi lavori digitali, che ripeto devono essere considerati come dei prodotti editoriali a tutti gli effetti, non diversi da, da un libro di narrativa, avremo delle visite guidate, e si comincerà il 15 di ottobre al Castello Bonoris, quindi tra pochi giorni alle ore 11, il Castello Bonoris è il sogno del Medioevo, per andare alla ricerca appunto di questo personaggio così enigmatico. Il 16 ottobre alle ore 16 al Museo Diotti a Casal Maggiore, Diotti all'opera, materiali di studio e metodo di lavoro. Sempre il 16 ottobre, invece la mattina alle 11 a Villa Carlotta, a Tremezzina, alla Villa di Carlotta, per poi proseguire con altrettanti appuntamenti nel fine settimana successivo, che non vi dettaglio, lo trovate nella cartella stampa. Invece ribadisco la programmazione degli altri podcast, ulteriori ai tre che sono stati dettagliati dai loro direttori, avverrà a partire dal 28 ottobre, ogni due settimane, il giorno di venerdì, quindi crediamo proprio che ci sarà anche una bella attesa del rilascio del nuovo progetto, che ricordo è stato realizzato con grande capacità anche tecnica da Storie Avvolgibili, che ringrazio, così come ringrazio, è stata citata l'ingegnere Elisa Sala, segretaria della rete dell'Ottocento Lombardo, e per la Pinacoteca Tosio Martinengo e la nostra fondazione ringrazio i nostri collaboratori e in particolare la dottoressa Roberta Dadda, che è la conservatrice di riferimento e che anima per parte nostra queste riunioni tematiche che mensilmente servono a costruire questo tipo di progetti. Nel frattempo la Presidente, che come anticipavo avrebbe dovuto ritardare, non è ancora arrivata, quindi per chiudere questo momento leggerò anche la sua dichiarazione. L'obiettivo primario della rete dell'Ottocento Lombardo, custode e protagonista della storia del gusto e del collezionismo del XIX secolo in Lombardia, è quello di sviluppare progetti di studio, ricerca e valorizzazione, impegnandosi nella divulgazione del suo messaggio culturale, offrendo e garantendo una proposta sempre migliore e innovativa. Proprio in questa prospettiva nasce la collaborazione con l'Associazione Abbonamento Musei nell'ambito del progetto L'Arte con chi ne fa parte. I protagonisti dei podcast raccontano i nostri musei, accolgono i visitatori prospettando un'immersione nel mondo ottocentesco e li coinvolgono con una percezione nuova delle opere d'arte, dando valore aggiunto alle nostre collezioni. Quindi lascio la parola, se ce ne sono, a delle domande ai giornalisti in sala. E altrimenti ringrazio tutti i nostri ospiti,
quindi Laura Castelletti, vice sindaco assessore alla cultura, Simona Ricci, direttore abbonamento musei, Mariangela Previtera, direttore Villa Carlotta, museo e giardino botanico, Roberta Ronda, direttore museo di Otti, Paolo Boifava, direttore musei Montichiari, e vi saluto, grazie.